Raffaello Toto non ha paura, il rischio al Grande Fratello VIP. GF VIP, la paura di Raffaello Toto non. Queste ultime ore sono state particolarmente difficili per gli inquilini della casa del Grande Fratello VIP. Il motivo? Il pensiero su chi nominare ha creato un vero e proprio scompiglio tra i concorrenti. Infatti, pare si stia andando a delineare una spaccatura netta e decisa tra i giovani concorrenti e gli over. E a tal proposito Raffaello Toto non, parlando con Corinne Clery e l'attore dagli occhi azzurri Lorenzo Flaherty, ha espresso tutti i suoi timori di essere nominato tra poche ore dal resto del gruppo dei giovani capeggiato da Giulia De Lellis, asserendo senza tanti mezzi termini. Sono io l'obiettivo. Sono quello che dà più fastidio e. Per quale motivo? In pratica, l'uomo ha rivelato a Corinne e Lorenzo di pensare questo perché non avrebbe legato molto con la boss del gruppo dei giovani. E tale boss, secondo Raffaello, sarebbe la ex corteggiatrice del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. A quel punto Lorenzo ha dichiarato che lei e gli altri ragazzi si sarebbero messi d'accordo su una rosa di tre nomi, e in base a quello che succederà stasera voteranno uno di questi. Andrà davvero così? Le paure di Raffaello Toto non saranno motivate? Raffaello Toto non ha rischio nomination al Grande Fratello VIP?. Raffaello Toto non sembra davvero essere preoccupato in queste ultime ore. Difatti, parlando con Corinne Clery e Lorenzo Flaherty si è sfogato, asserendo di temere di essere nominato da Giulia De Lellis e dagli altri giovani della casa più spiata dagli italiani perché è scomodo. Tuttavia non è stato nemmeno l'unico a parlare di nomination oggi. Difatti, sempre la famosa attrice francese ha rivelato a Cristiano Malgioglio di sopportare poco Giulia De Lellis, la quale non si sarebbe minimamente interessata a conoscerla un po' meglio in quest'ultima settimana. Motivo per cui vorrebbe nominarla. E anche lo stesso Malgioglio è sembrato concordare, criticando molto i giovani del reality condotto da Ilaria Blasi. Perciò i fan della De Lellis si sono catapultati a Cinecittà, cercando di avvisarla di questo complotto. Tuttavia non sono riusciti nel loro intento perché il GF VIP ha messo la musica ad altro volume, così da sovrastare le grida dei supporter della fidanzata di Andrea Damante. Insomma, a poche ore di distanza dalla settima puntata del reality show, pare davvero che le strategie abbiano preso il sopravvento tra i pensieri degli inquilini VIP. Chi andrà in nomination? Per scoprirlo non resta che seguire stasera la trasmissione su Canale 5.